Namastè, ben ritrovati a tutti in questo viaggio all'interno di Vishuddha Chakra, il chakra della gola. Questo è connesso con il colore blu e la nostra comunicazione. La comunicazione avviene all'interno di tutte le parti del nostro corpo, all'interno di ogni cellula. La comunicazione è la base della vita. La comunicazione è principalmente interna, il tuo dialogo interiore, la comunicazione con te stesso. Quando il tuo dialogo interiore è centrato, il tuo chakra della gola si sente aperto, l'energia fluisce, in quel modo fluisce anche verso l'esterno. Lavora sulla tua comunicazione interna e vedrai che anche quella all'esterno verrà sempre meglio. Ora mettiti in una comoda posizione con le spalle abbassate e il collo rilassato. Il chakra della gola è collegato anche con l'area cervicale, per cui senti proprio questo passaggio dell'aria come in quest'area interna della gola e quindi all'interno del collo. Senti com'è la respirazione in quell'area e se senti qualche blocco, qualche sensazione di tensione, immagina di andarla a sciogliere col respiro e di immettere una luce blu, azzurra, luminosa attraverso il respiro in tutta quell'area. E da lì di espandere questo colore blu luminoso tutto intorno a te. Rilassa il tuo viso, la tua postura. Mantieni l'apertura delle spalle, il rilassamento dei trapezi e del collo. Sentiti avvolgere da questo colore blu luminoso, sapendo che questa energia, con l'occhio della tua mente, sta fluendo in te. Il tuo corpo, la tua mente comunicano. Puoi immettere nel tuo dialogo interiore, nel tuo pensiero, una parola che vuoi portare dentro di te, ad esempio la parola grazie. Focalizzarsi sulla gratitudine è sempre un ottimo allenamento. Fai sì che la tua vita diventi un grazie continuo, un inno costante alla gratitudine per stabilirti in quella vibrazione e attirarti le energie corrispondenti dalla vita. Ora soffia e porta le mani verso la tua gola e inspirando espandi le tue braccia al cielo, espirando richiudi e riapriti all'esterno, iniziando con i movimenti proprio del collo. Quindi da qua, mento in leggera retropulsione, l'espirazione fa una bella flessione del collo in avanti, un bello stretch della zona cervicale, inspirando sempre col mento verso la tua gola, le spalle abbassate in modo da mantenere l'allungamento. Fai l'estensione, sempre in allungamento, cioè non andare a schiacciare il collo, ma mantienilo bello lungo, le labbra socchiuse per non creare tensione alla mandibola. Espira in giù. Inspira su. Fino poi a ruotare il collo da un lato. E poi dall'altro, flettendolo in avanti, lo ruoti di lato e cambio. Fino poi a disegnare proprio un bel cerchio, come un'ampia circonduzione. Ovviamente ascolta bene il tuo collo, non forzare mai, e se senti punti di tensione, falla più piccola. Solleva di nuovo il tuo collo, inspira ed espirando chiudi le mani al tuo cuore. Ora, dal tuo chakra della gola
Andrai a fare una piccola respirazione tenendo un istante Janandhara Bandha, quindi l'espirazione in Ujjayi, chiudendo un pochino il muscolo della gola. Trattieni un istante a polmoni vuoti, chiudendo la gola. Inspira, rilassandola. E di nuovo chiudi. La respirazione è quadrata, sentendo proprio il sigillo di chiusura. Quindi inspirazione lenta, ritenzione un pochino più veloce, quindi più corta, espirazione lenta e ritenzione a vuoto un pochino più breve. E poi lascia andare le fasi di sospensione e vai dolcemente a sciogliere la tua posizione per partire con un altro esercizio, sempre per il collo, per la gola, che è la posa di Shushulasana alla lepre. Ora da qua andremo a strecciare bene la zona cervicale. Da questa posizione sollevi il bacino, puntando i piedi a terra, abbassando le spalle, quindi allontanandole dalle orecchie, senti allungare l'area cervicale. E poi inspirando ritorni con il bacino verso i talloni. Inspira, sali, stai un istante e ritorna. E poi mantieni un attimino questo allungamento. Fino a ritornare giù e qua hai già gli avambracci appoggiati alla terra. Puoi intrecciare le tue mani per sentire di più la stabilità oppure lasciarle a terra. Premendo con i gomiti, stacca le tue ginocchia, apri bene le tue spalle. Nella posa del delfino puoi anche estendere le tue gambe mantenendo le spalle che premono ben indietro, il collo in linea. Per poi ritornare giù, sentire questo bello stretch e salendo vai a sciogliere la tua posizione, a portarti a sedere fino a fare la posizione di Matsyasana completa, la posizione del pesce che puoi fare o con le gambe incrociate oppure con le gambe distese in avanti. La faremo in modalità distesa adesso, però puoi farla anche con le gambe messe in un modo diverso. Le mani si portano proprio sotto ai glutei, le braccia sotto il più possibile alla tua schiena. Quindi immagina di portare i gomiti uno vicino all'altro e già il torace è bello aperto così. Dovresti andare a portare la cima della testa sul pavimento. Se non te la senti con la zona cervicale, fallo appena accennato, quindi magari sali appena un po' così. Se invece la tua zona cervicale sta bene e hai abbastanza flessibilità, puoi semplicemente allungare le gambe e portare la testa a terra. Fino a ritornare con una gamba, con l'altra, sciogliere le braccia da sotto. Ovviamente se quella posizione distendendo le gambe così, lo psoas stirando la schiena ti porta a inarcare, ma non devi assolutamente resistere perché altrimenti ti schiacci un pochino, altrimenti puoi semplicemente puntare i gomiti e partire da qua. Quindi la variante mantenendo le gambe piegate, i piedi a terra. Ora per compensare, quindi controposizione, abbassa le spalle, prenditi la testa dall'alto, i gomiti in alto e solleva la testa portando il mento verso lo sterno e da lì mantenendo l'allungamento dell'area cervicale ruota un po' il collo di lato. Per ritornarlo proprio ad allungare bene,
e a riportare a terra. E da qua porti le mani giù, puoi portare i tuoi piedi contro al muro. Questo già scarica il ritorno venoso, aiuta il ritorno venoso. E poi con i piedi contro il muro aiutarti a salire col bacino. Adesso io te lo faccio vedere nella posizione completa, ma se fai fatica nella posa completa della candela, ovviamente fallo con i piedi contro il muro. Altra variante, il cuscino sotto al sacro per fare la mezza candela sostenuta. Adesso andiamo a farla in modalità completa, ma ci sono queste possibilità di varianti. Quindi solleva le tue gambe, dondola un po' il coccige come a fare un piccolo roller premendo con le mani sul pavimento e poi ti sostieni il bacino con le mani e camminando con le tue mani verso le tue scapole, allontanando le spalle dalle orecchie, avvicinando i gomiti fra loro, alla fine estendi le gambe in alto. Respira. Se sei comodo, rilassa proprio le tue gambe e puoi intrecciare le mani per avvicinare ancora di più le tue spalle fra loro e poi risostenere ancora la schiena. Il collo deve essere molto allungato e senza troppa tensione sopra. Respira e senti proprio questo allungamento, l'energia che va a riequilibrare la tua tiroide. Puoi anche immaginare la luce blu che va ad equilibrare la tiroide e a normalizzare il metabolismo. Comunque esso sia, non succede nulla se è già troppo veloce, ad esempio. Di solito lo riequilibra quando è lento, però anche se è veloce non lo accelera di più. Le posizioni riequilibrano, non aumentano i disequilibri. Ora una gamba scende oltre la testa fino a dove vuole arrivare, piano piano, e poi piano piano risale su e lentamente cambio. Anche qua, se sei nella mezza posizione, non importa, fai una lieve sforbiciata con le tue gambe, ritorno. E poi lentamente porto entrambe le gambe con le cosce che si avvicinano alla pancia, non importa dove arrivo. Se sei contro il muro puoi sostenerti la schiena con le mani e provare ad allungare le gambe oltre la testa anche appena appena, per poi ritornare una vertebra per volta, sempre sostenendo il bacino. E non andare là con le tue gambe, ma mantieni le cosce vicine alla pancia. Quindi ogni volta che scendi, avvicina un po' di più le cosce alla pancia e alla fine tieniti le tue gambe nel pilastro sostenuto e sciogli di nuovo un pochino il tuo coccige. E ora da lì fletti le tue ginocchia, sostieni la testa con le mani, abbassa le spalle, soffia fuori tutta l'aria, allunga la zona cervicale, ma focalizzati anche sull'addome. Soffia come buttare via ogni tossina, ogni tensione e ritorna. E ora da qua ritorna su con il dondolo. Se non te la senti, giri sul fianco e vieni su dal fianco. Altrimenti, rullando sulla schiena, risali, porta le gambe sempre in virasana come prima se c'è bisogno, metti un cuscino sotto al sedere in modo da sostenere le ginocchia e in mucca bassa andiamo a soffiare fuori ogni residua tensione, un'espirazione che è una purificazione con la bocca in Kaki Mudra, che è il gesto sh, a forma di sh, come per far uscire ogni tossina, ogni tensione, le mani sopra le creste iliache in modo da fare una sorta di massaggio alla pancia e un'unica espirazione, a pezzi, butto fuori l'aria, resto a polmoni vuoti e poi inspirando ritorno su.
Quindi un'unica espirazione a pezzi, soffiando via ogni tossina, ogni tensione, ogni disequilibrio nel chakra della gola e nella comunicazione interna. Inspira. Quando ritorni, lasciati inspirare. Quando sei in apnea, a polmoni vuoti, ovviamente la gola chiusa e tutti i bamba, quindi tutto il corpo per non inspirare, nell'apnea a polmoni vuoti puoi anche starci bene, quindi ci puoi anche rimanere un tempo più lungo. Terza e ultima volta, inspira. E lentamente chiudi la posizione e ritorna in una comoda posa seduta, ringraziando te stesso per aver fatto tutta questa meravigliosa sequenza che purifica molto e che aiuta a entrare un pochino di più nella tua comunicazione interna ed esterna con la vita. Grazie al tuo corpo, grazie alla tua mente, grazie a tutto ciò che ti circonda. Inspira. Namaste.